Ciao, allora oggi vi parlo di questa terra della Essence che si chiama Luminous Matte Bronzing Powder Dark Skin. Questo colore è lo 02 Sun Glow. Cos'altro dire? Oltre che l'ho finita e vi mostro lo swatch tra poco, ma prima vi dico che è un 9 grammi e costa 4,95 euro. Swatch! Allora, intanto che l'ho finita e l'ho usata questa estate e la confezione non ha retto più di tanto, ma per il prezzo che ha va benissimo. Avete visto che è una terra che ha la parte opaca e la parte luminosa, quindi si vanno a prendere assieme e in teoria dovrebbe dare un effetto abbastanza luminoso al viso, senza però brillantini che io odio nelle terre. Quindi perfetta per l'estate, quando non vogliamo ad esempio andare ad applicare troppo colore sul viso, ma solo per dare un attimo di definizione. Su questo, ok, devo dire però che non mi è piaciuta più di tanto perché è una polvere compatta, sì, anche se è quella per pelle scura, perché la chiara era davvero troppo chiara, non si vede più di tanto, può andare anche bene, ma voglio un attimo scolpire il viso e quindi cos'altro dire? Sì, ecco che in estate tendeva a spostarsi, quando sudavo, tendeva a spostarsi per il viso, cosa che con le altre terre della Essence, soprattutto la Sun Club, non mi è mai capitato. Il colore è abbastanza, non è che sia veritiero. Può essere un colore che effettivamente è adatto alla pelle abbronzata, ok. Questo effetto luminoso io non l'ho visto, si vede che è davvero molto impalpabile. Trovo che tra tutte quelle terre della Essence che ci sono state, questa proprio non mi è piaciuta. Sufficienza sì, ok, ma se dovessi trovare il nuovo in negozio non la ricompro. Non mi ha entusiasmato questo effetto luminous matte. Bella l'idea di due colori, uno opaco, uno un pochino più luminoso, che si vanno a unire durante l'applicazione, ma non è. Alla fine il colore scuro andava troppo schiarito e quindi non si vedeva. Insomma, non mi è piaciuto l'effetto. Se non so se mi sono spiegata. Comunque, nello swatch avete visto come si comporta, quindi avete visto anche voi che davvero può essere valida come terra, ma non è l'effetto che promette. Quindi sufficienza, ma non di più. Non, è un'edizione che credo che sia ancora in negozio, sì, l'ho vista anche poco fa. Non è adatta in inverno perché non è adatta per fare il contouring, perché è un po' luminosa, mentre per il contouring è meglio una terra completamente opaca. Altra cosa, a proposito di cipria, non opacizza per niente, quindi matte, quando c'è la scritta matte nelle cose della Essence non funzionano mai sulla mia pelle mista, questo l'ho notato. Quindi va bene estate, va bene, siamo un po' più lucide, va bene, vado ad applicare la cipria lo stesso alla fine, ma matte non opacizza proprio per niente. Non so se c'è scritto a proposito. Stavo cercando di leggere, ma no, luminosa, ok, non dice niente. Un finish matte dolce. Ecco, no, non opacizza per niente, questo ve lo posso garantire. Quando, se avete la pelle misto grassa, se fate caso, se c'è scritto matte o opacizzante, non funziona in quel modo. Questo è vero. E quindi non mi ha soddisfatto e quindi questa fa il suo lavoro, è una terra adatta per l'estate, ma niente di più. Se l'avete provata, fatemi sapere come siete trovate, se solo a me non è piaciuta. E io, come sempre, spero sia stata utile.
E se ti è piaciuto il video, mettimi un like, iscriviti al canale per non perdere le prossime recensioni beauty e mi raccomando la campanella, così vieni avvisata ogni volta che pubblico un nuovo video e alla prossima. Ciao!